Benvenuti, eccoci qua, benvenuti alle interviste post gara per dopo il primo appuntamento di questa F3 con qui in Australia. Partiamo subito dal vincitore della corsa, la Racing Point di Pata. Pata, complimenti, pole position, vittoria, sempre in testa. Quali sono le tue sensazioni? Beh, innanzitutto grazie mille, è stata una gara fantastica. Ho subito avuto l'idea di scappare i primi 5 giri, è funzionato. Devo dire che da lì in poi è stata una gara, non dico in discesa, ma senza particolare. Possiamo dire che la chiave della tua gara è stata mantenere la prima posizione in partenza? Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Ho cercato di allungare il possibile nei primi giri per evitare il DRS che mi seguiva. Ha funzionato, non so, ci sarà stata una qualche bagarre dietro di me. Ho avuto nei primi 5 giri, avevo già un distacco di 7-8 secondi e lì mi sono calmato. Ultima domanda che volevo farti. Dopo questa vittoria, dopo tu hai fatto anche la pole position e vittoria, le aspettative sono maggiori per questo campionato oppure vorresti ancora non ti sbilanci? Non mi sbilancio ancora, prima gara, tanti ritiri, nessuno sapeva bene come e cosa, quindi stare calmo, diciamo così. Perfetto, io ti faccio ancora i complimenti per questa splendida vittoria, meritatissima, sempre in testa, quindi davvero meritatissima vittoria. Grazie. E ora passo al secondo classificato, la Mercedes di Lello Borelli. Lello, anche a te complimenti. No. Grazie. Comunque un'ottima gara da parte tua. Diciamo che prima domanda da parte mia, se c'è più rammarico in qualifica per non essere riuscito a prendere la pole position per 18 millesimi, e la seconda domanda che volevo farti è che secondo te, senza quel contatto che credo hai avuto con una Red Bull, te la potevi giocare per la vittoria? Guarda, rammarico per la pole non tanto perché alla fine ero in prima fila e andava bene. Per la gara sì, perché avevo il passo, quindi me la potevo giocare tranquillamente. Ho fatto due soste, ho cambiato due volte l'ala, quindi questi sono io sono da 28 secondi o 30 secondi, quindi sicuramente me la giocavo con Pata. Comunque faccio i complimenti a lui per la gara e va bene per la prossima. E un'altra fase importante della tua gara, abbiamo visto che poi c'è stata anche una bagarre con il tuo compagno di squadra. E innanzitutto ti chiedo se sei rimasto sorpreso, poi perché sembrava a quel punto che tu dovessi arrivare terzo. Sei stato sorpreso quando l'hai visto ritirato? No, ho visto che ha fatto un errore, l'ho passato, ero già secondo e mi dispiace che non sia riuscito a finire la gara, però poteva essere una, diciamo, una doppietta Mercedes, diciamo, sul podio. Ci rifaremo, vediamo nella prossima gara come andrà. Sicuramente questa gara per me in Australia era la peggiore, quindi secondo posto va benissimo. Assolutamente, io ti faccio ancora i complimenti, comunque una bella rimonta dopo quel contatto ti aveva fatto precipitare nelle posizioni. Comunque una bellissima rimonta che hai. Grazie. E un secondo posto meritato. E faccio i due complimenti ai ragazzi che sono con me sul podio. Hanno fatto una bella gara anche loro. Grazie. E ora passo al terzo classificato, la McLaren di Grifo, che ha raggiunto un podio proprio negli ultimi giri. Innanzitutto ti chiedo, oltre che anche a te fare i complimenti comunque per questa tua splendida prestazione, eri a conoscenza della penalità della Renault con cui hai lottato per guadagnare questo podio? Era a conoscenza di 3 secondi di penalità, non di 5. Comunque è stato un inizio disastroso, sbattuto subito fuori, incidenti, sono rientrato in ai box, ho cambiato ala, ho messo le software per cercare di fare più
giri di qualifica per recuperare più tempo possibile, e poi ho continuato con la strategia gomma bianca e ho cercato sempre di limare il tempo, cercare di arrivare fino in fondo. Poi appena ho visto che ho raggiunto il terzo, però ho fatto un errore di ho sbattuto l'ala, alla fine è andata bene, terzo posto, bella lotta, ovviamente anche gli altri avversari. E altra domanda che volevo farti, se questo risultato alla vigilia era un risultato, come possiamo dichiararlo, un risultato inaspettato oppure... Assolutamente sì, assolutamente sì. Io pensavo di fare una gara quasi in fondo, ho detto, non lo so. Invece sembrava che comunque avevo un buon passo e sono abbastanza fiducioso. Perfetto, perfetto. E allora anche a te rinnovo i complimenti per questa ottima terza posizione, ampiamente meritata, con una guida molto precisa e costante. E ultima domanda che volevo fare a tutti e tre, pensando alla prossima gara, si va su un circuito totalmente diverso come quello del dove si andrà a correre in notturna, quello del Bahrain, per il Gran Premio del Bahrain, un giro rapido di opinioni con le vostre aspettative. Parto da Pata, aspettative per Bahrain? Ma un circuito difficile per me, personalmente anche in carriera, così diciamo, un circuito che non sono mai riuscito a apprezzare fino in fondo, un circuito che stressa molto le gomme, sarà dura. Lello, te? Aspettative per Bahrain? Vabbè, questo è un circuito che diciamo più mi piace e... quindi sono contento di andare su questo circuito, diciamo, di rifarmi, dai, perché in Australia già sapevo che comunque era difficile, non mi piace molto questa cosa. Sono fiducioso. Grifo, tu, aspettative per Bahrain? Buone, speriamo bene, cerco di trovare un buon setup, qualifica e gara, e si vedrà, sarà una bella gara divertente. Perfetto, perfetto ragazzi, allora io vi ringrazio, vi rinnovo ancora tutti i complimenti a tutti e tre, perché davvero è stata una bellissima gara, e rinnovo l'appuntamento appunto per questa F3 che tornerà in pista venerdì prossimo, come detto, con il secondo appuntamento sul circuito di Al Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Ringrazio anche chi ci ha seguito dalla live, perché ho visto ci sono stati davvero tantissimi visitatori che hanno visto questa bellissima live. Rinnovo ancora i complimenti ai piloti e ricordo, come detto, l'appuntamento tra una settimana con il Gran Premio del Bahrain, il secondo per questa nuova categoria F3 che ha debuttato questa sera in Australia con la vittoria della Racing Point di Pata. Da Miro e dai tre ragazzi qui in party un saluto a tutti e una buona notte a tutti.